Allora, bentornata Sabrina, bentornati i bambini, ben ritrovati, perché questo è il primo appuntamento, il primo concerto dopo la pausa estiva del piccolo coro Marile Ventre dell'Antoniano, appunto, che abbiamo accolto con un caloroso applauso. Spero per tutti voi che le vacanze siano state la carica giusta per ricominciare bene. So che avete fatto tante cose, ma soprattutto che vi state già preparando per il prossimo Zecchino d'Oro, il 57esimo, che sarà dal 20 al 25 di novembre su Rai 1. Intanto vi dicevano, lo so, ma me lo diceva anche Sabrina e Daniela, che vi fa piacere condividere con noi un ricordo della vostra estate. Il piccolo coro ha fatto una brevissima crociera quest'estate da Livorno a Barcellona, e poi a Barcellona hanno visitato un parco, come si chiamava? Portaventura. E quindi quale migliore inizio che iniziare con una canzone che ci ricorda la Spagna, la paella. Grazie. Bene, spero che oggi abbiate avuto l'opportunità qui dentro il Parco della Montagnola di godere di tutte le attività che come Città dello Zecchino, nella sua nona edizione, abbiamo organizzato. Qualcuno di voi ieri è stato alla caccia al tesoro? Vediamo se alzate la mano. Un buon numero, decente. Oggi avete giocato qui con noi dentro il parco, avete fatto tutte le attività, vedo diverse che sono truccati. E comunque c'erano tantissime attività e fra una delle attività c'era proprio qui in Montagnola, c'è stato una cosa un po' particolare, un casting che abbiamo fatto con un annuncio molto particolare. Cercavamo un bimbo, una bimba che potesse diventare il nuovo Mago Zurlì. E sapete, adesso è arrivato il momento
di svelare il nome del vincitore o della vincitrice del casting che diventerà il conduttore insieme a me di questo spettacolo. Voi l'avete già presentato qualche volta, qualche concerto del piccolo coro. Oggi invece tocca a... Suspense un attimo a... Sofia! Sofia, raggiungimi qua! Piacere, ciao Sofia. Da dove vieni? Dalla Spagna. Dalla Spagna. Sei venuta apposta per la città dello Zecchino? Casa mia è qua, solo che sono nata in Spagna. Ah, benissimo. Allora, hai già presentato qualche volta? No. Quindi questa è la prima volta? Sì. Benissimo. Allora, è la prima volta di Sofia. Un caloroso applauso perché sarà bravissima. Sai che il fiorfiore di conduttori di tutto il mondo vogliono presentare lo Zecchino. Ne abbiamo avuto tantissimi in tantissime edizioni, ma adesso che dire? Lascio a te la possibilità di presentare la prima canzone che è? Qual è? Diccelo un po'. Non spegnere le parole. Nel mio prato nasce.
Era cerca il tuo colore, no? Se non spegnere le parole. Forse abbiamo fatto uno scherzetto al presentatore. Esatto. Vieni presentatrice. Al presentatore, presentatrice, non spegnere le parole, invece era cerco il tuo colore. Quindi siamo andati alla canzone dopo. Sì, okay. Però torniamo anche a quella prima. Ah, hai capito che hanno sbagliato, perché lo sai cosa? Una delle cose più importanti che deve fare un presentatore è improvvisare. Esatto. Cioè cercare di cogliere, stare sempre nelle situazioni dove non si capisce. Vedi, io non mi ero neanche accorto che avevamo cambiato canzone. Pensa un po'. Allora è meglio che tu faccia presentare. Esatto. Perché ero talmente attento a leggere il copione che non mi ricordavo che non sono stato ad ascoltare cosa cantavate. Penso un po'. Va bene, comunque Sofia, allora vediamo se tu nella tua prova di improvvisazione riesci a essere brava. Ti lascio questo compito, prova a intervistare qualche bambino del piccolo coro. Ti lascio il microfono e ti lascio il campo libero. Grazie. Da quanto ti piace cantare? Da 3 anni. Come ti chiami? Sofia. Ah, sono te. Quanti anni sei il piccolo coro? Anche da quanti anni sei nel piccolo coro? Da quanti anni sei nel piccolo coro? 3. Qual è la canzone che preferisci? Bravissima Sofia! Grazie! È stata brava, 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 brava. Adesso, Sabrina, vieni, vieni, che chiediamo a Sabrina qual è la prossima canzone. È una sorpresa, è non scherzo. È una sorpresa perché noi cambiamo il programma, no, a questo di minuto punto, in minuto. No, no, a questo punto immagino ci sarà appunto quella che tu hai già presentato benissimo, che si intitola Non spegnere le parole. Che è un bellissimo testo con un bellissimo significato, quindi fate attenzione bimbi tutti al testo. Quindi lasciamo di nuovo il compito a Sofia di annunciare. Non spegnere le parole. Bravo. Ascoltiamo, brava. Esatto, dei pochi, sì. Quanti sono quest'anno i maschi, Sabrina? Questi uno, che due, vedete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esatto, più un altro bambino che ancora fa parte dei nuovi, cioè delle nuove leve, che quindi non hanno ancora cominciato a cantare i concerti. Ah, esatto, perché i bambini prima di entrare a fare i concerti fanno un periodo di un anno almeno di prova.
Un'altra prova del casting, cara Sofia, prevedeva il lancio di una canzone nello stile sanremese. Quanti di, forse voi piccoli non l'avete visto Sanremo, ma i grandi lo sanno. In maniera molto ufficiale si presentano le canzoni. Bisogna assumere una certa postura, stare belli dritti, petto in fuori, una buona dizione, scandire bene i nomi degli autori, il titolo e infine anche gli interpreti. Lascio la parola a te adesso, Sofia, per presentare questa canzone. Di Rosario 32, la ranocchia pinchistrocchia. Canta il piccolo coro malevente dell'Antoniaro, diretto da Sabrina Simmoni. Brava, brava, bravissima! Eccoci qua di nuovo. Adesso per un momento mi rivolgo in maniera particolare ai genitori, perché anche attraverso l'Antoniano, anche attraverso canzoni allegre e orecchiabili come quella che avete appena ascoltato, facciamo in modo di essere, che lo Zecchino sia un ponte tra i bambini e il mondo, fra i bambini e l'attualità del nostro tempo. E così per esempio che lo Zecchino d'Oro e prima di tutto l'Antoniano in tutto il suo complesso riconosce come l'alimentazione sia oggi un fatto centrale nella vita dei nostri ragazzi. Infatti il tema di questa nona edizione della città dello Zecchino era proprio dedicata all'alimentazione.
Una coincidenza particolarmente significativa perché quest'anno, 2014, l'Antoniano celebra i 60 anni della mensa dell'Antoniano, la mensa che è storica qui a Bologna, dove tutti i giorni da mangiare a più di 70 persone. Oggi abbiamo fatto una grossa iniziativa che però mi dispiace è già finita, abbiamo venduto tanti panini alla mortadella per pagare con ognuno un pasto, ma mi dicevano poco fa che sono già finiti, quindi se li volete ritornate il prossimo anno perché lo rifaremo. Grazie quindi a tutti coloro che ci hanno aiutato, soprattutto l'Associazione dei Panificatori Bolognesi. Ma adesso torniamo a cantare e proprio chiedo a Sofia di annunciare la prossima canzone che si chiama Macedonia a Fruttaville. Macedonia a Fruttaville. Tecnologici, che allora, dato che avevamo solo, si è prestato gentilmente la nostra controvoce, non controfigura, con un megafono di cartone autocostruito rigorosamente, per appunto interpretare e drammatizzare, nel senso che questi brani ci offrono anche l'opportunità di tirar fuori
oltre che la voce, anche un po' questa vena espressiva, no? Che tutti i nostri bimbi hanno. Esatto. Vieni Sofia, che andiamo a presentare la prossima canzone. Cara Sofia, una delle altre prove del casting che hai fatto oggi era quello di raccontare anche il brano che si interpretava successivamente, quindi anche di suscitare un po' la curiosità da parte di tutti i bambini. Sentiamo di cosa ci racconta il prossimo brano che ascoltiamo e il suo titolo. Questa canzone parla di due nonni che sono sposati da 50 anni e si amano come il primo giorno. Il titolo è I due nonni innamorati. Due nonni innamorati. Bravi. Allora, cara Sofia, come ogni bel momento di festa c'è anche un momento delle premiazioni. La città dello Zecchino ha lanciato un concorso che si chiamava Il disegno allo Zecchino. Lo lanciamo ogni anno, non so se qualcuno del piccolo coro ha partecipato, ma negli anni scorsi qualcuno certamente. Sono bambini tra i 3 e i 12 anni, sono stati invitati a fare un disegno ispirato alla loro canzone preferita. Ora, cara Sofia, è arrivato il momento di scoprire e premiare chi sono i vincitori. Facciamoli entrare, cara Cristina. Quanti sono? Dove sono i vincitori? Allora, tu gli chiederai il nome, va bene? E da dove vengono? Allora, la prima, partiamo da... E allora, chiedigli tu come si chiama, da dove viene. Come ti chiami? Elisa. Da dove vieni? Da Finale Emilia. E che canzone hai disegnato? Il cuoco pasticcione. Ecco te, allora...
Come ti chiami? Ok, vai. Come ti chiami? Sara. Da dove vieni? Bologna. E quale canzone hai disegnato? Il Topo Zorro. Topo Zorro, una canzone vecchia. Tu invece? Come ti chiami? Andrei. Da dove vieni? Da dove vieni? Dalla Romania. E quale canzone hai disegnato? Il Gatto Mascherato. Ah, vieni al tuo premio. Grazie. Allora facciamo, cara conduttrice, vieni qui vicino a me che facciamo una foto con i vincitori. Dov'è il fotografo? Facciamo una foto insieme ai vincitori e al piccolo coro. Grazie, grazie bimbi, grazie di aver partecipato. Andate insieme a Cinzia, e la conduttrice rimane qui con me, la cara Sofia rimane qui con me invece, perché noi dobbiamo presentare la prossima canzone. Si tratta di un'altra canzone che ha vinto il 56esimo Zecchino d'Oro, esatto? Corretto? E ci racconta di chi? Di Leonardo da Vinci. Ve la ricordate? Che canzone è? Che canzone è? Tu te la ricordi, Sofia? Vediamo. Quel secchione di? Quel secchione di Leonardo. E infatti è Quel secchione di Leonardo. Grazie, buon ascolto. Fammi fare prima la scultura.
questa bellissima canzone che ha vinto insieme a due nonni innamorati lo scorso Zecchino d'Oro. Vedo che molti la sapevano, quindi a noi ci fa sempre piacere quando i bambini cantano le nostre canzoni. Ma adesso ancora musica con un medley dei grandi successi dello Zecchino d'Oro. E credo che Sabrina ci abbia preparato veramente una sorpresa, quindi buon ascolto. E prima di cominciare, la sorpresa sarebbe questa, che a un certo punto questo medley racconta la storia di un coccodrillo che ha bisogno di qualche animaletto. Allora, di solito noi abbiamo i nostri animali, imitatori ovviamente, abbiamo il cane, anche più un cane più arrabbiato, perfetto, abbiamo diversi timbri, poi abbiamo il gatto, poi abbiamo l'asinello, poi abbiamo, bravissimo, poi abbiamo la mucca, anche così all'impronta, poi abbiamo la rana, rana rospo, questi, e poi abbiamo anche la pecora. Sentiamo? Però oggi ci piacerebbe tanto che ci aiutaste un po' anche voi, perché siamo un po' stanchi con le incisioni, con lo studiare i nuovi brani per lo Zecchino. Allora, chi vuole qua provare a fare il cane? Vieni, abbiamo trovato un collega. Venite, cantate un po' insieme a noi. Poi, chi vuole provare a fare il gatto? Qua. Cane e lei. Gatto? Allora, facciamo dopo a gruppetti. Gatto? Poi, chi c'è dopo? L'asinello? Chi vuol far l'asinello? Asinello. Tutti quelli che vogliono far l'asinello, qua. Così in quel momento sentirò voi. Vieni, vieni. Quanti che ne abbiamo? Come mai così tanti? Vabbè, no. Cioè, perché amano imitare... Venite, venite qua. Ecco, perfetto. Benissimo, gli altri che vogliono imitare gli animali lo possono fare anche dal posto, tanto io vedo che alzate la mano nel vostro momento e mi giro. Poi chi c'è ancora? Abbiamo detto la mucca, mucche, non vi preoccupate, venite pure qua vicino a me. Okay. La mucca, certo, un cambio di animaletto, attenzione, ecco, questo vedi non era previsto, ma noi siamo pronti a tutto. Vai vicino qua. Esatto. Sta perfetto. È stop alle telefonate. Allora, poi c'è la rana. Le rane qua. Venite qua, rane. Le rane qua. Rane qua. Poi vediamo un po'. Le mucche tutte qua, mi raccomando. Gli asinelli tutti qua. Asinelli... stop, stop, stop. Poi i gatti sono là, i cani e là, chi ci manca? Una pecora. Una, vieni, due, venite qua, passiamo di qua senza fare, guarda che siete bravissimi. Tre pecore, quante, benissimo. No, ma non vi preoccupate. Vai, vai, passa, 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 guarda, è lì la pecora. Alza la mano, vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Ma accompagnala, accompagnala, che problema c'è? Pronti? Adesso se ci riusciamo partiamo. Prima cantiamo gli altri pezzi, cosa dite? Cantiamo anche il cuoco pasticcione? Dato che ci siamo. Poi cominciano col coccodrillo. Via, dai! Cuoco. Brava. Continuamente vuole assaggiare, ma si dimentica di controllare.
pazienza, che c'era qualcuno che ci teneva. Dai, al volo. Potete tornare al posto, esatto. Adesso. Potete tornare al posto, che siamo quasi al traguardo. Siamo arrivati all'ultima canzone. Dobbiamo, insieme a Sofia, capire se ha superato la prova. Che dite, bimbi? Sofia ha superato la prova? È stata brava? Posso, bravissima. Un appello, visto tutti questi bambini che cantavano, quando ci sono le audizioni al prossimo febbraio, esatto, a gennaio-febbraio all'Antoniano facciamo le audizioni per entrare nel piccolo coro, quindi Sabrina ascolterà, allo scorso ne ha ascoltati 150? 180? Sì, esatto, e fra questi ce n'è qualcuno di questi dello scorso anno? Ancora no? No, ancora non c'è? No, che sono entrati adesso a febbraio. Alcuni bimbi poi iniziano tutto il processo per poi entrare dentro il piccolo coro e a fare tutto il treno. Quindi gennaio-febbraio tenete le orecchie dritte, chi è interessato a cantare con il piccolo coro, perché facciamo le audizioni che poi porteranno lentamente a entrare a far parte di questo cantante. Ma torniamo a Sofia. Sofia, rimane un'ultima prova, l'ultima prova che forse è la più difficile di tutte, perché è una impresa veramente ardua. Scusate, è un'impresa veramente ardua, perché tutti i presentatori che io conosco hanno avuto molta paura di questa cosa, ed è intervistare Sabrina. Stai tranquilla, proprio. Sono voci proprio. Sofia, ti lascio il microfono, se vuoi fare poche domande a Sabrina, sì, vediamo se vuole rispondere. Sabrina, ti piace più giocare o cantare? Questa è una domanda difficile. Diciamo che per me cantare è qualcosa molto vicino a quello che per te è il gioco. Capito? Quindi mi diverte, anche se è un impegno grande, molto. Altra domanda? Da quando stai nello Zecchino d'Oro? Non ci sono mai andata io allo Zecchino d'Oro. Ho capito tesoro, era una battuta. Certo, è tantissimi, sì, per me sono tantissimi anni, da più o meno circa 20 anni. 20 anni, sono già passati 20 anni. Qual è la tua canzone preferita quando eri piccola dello Zecchino d'Oro? Allora, ce n'erano due. Una molto molto bella per me, che era La sveglia birichina. Trillando di mattina, bellissima. E poi un'altra invece che si intitolava Ciechi ciechi hai. Canzone che era dell'Europa dell'Est, fra le canzoni straniere. Mi sembra, qua ho degli esperti che, se dico una cosa storta, degli storici proprio dello Zecchino. Ok, Sofia. Allora, adesso chiediamo, vieni qui al mio fianco, chiediamo Sabrina, secondo te Sofia ha superato la prova di conduttrice dello Zecchino? Ha superato a pieni voti la prova di conduttrice dello Zecchino. Un applauso! Quindi a novembre la inviteremo a stare con noi, chissà. Bene, bene, grazie Sofia. Adesso andiamo verso la conclusione. E la città dello Zecchino 2014 va verso la sua conclusione, e io volevo fare un ringraziamento, perché per rendere possibile un evento di tre giorni così come questo bisogna ringraziare tante persone, le istituzioni, le aziende, i volontari. Concedetemi un grazie speciale alla magnifica squadra dell'Antoniano, che ha lavorato molto forte, non solamente in questi tre giorni, ma da tantissimi mesi. Grazie a te Sofia, che hai giocato con noi. E senza la tua condizione non sarebbe stata la stessa festa. Grazie per questo concerto al piccolo coro Amarelle Ventre dell'Antoniano, e grazie a te Sabrina, a cui auguriamo un buon lavoro nei prossimi mesi, perché sarà veramente intenso. A tutti voi l'appuntamento alla Città dello Zecchino del 2015 sulle note di un bellissimo medley di canzoni storiche dello Zecchino, che adesso, con il quale vi salutiamo. Buona serata e grazie di essere state qui con noi.
C'è ancora un piccolo fuori programma, scusate, la mia memoria mi porta a ricordare. Oggi è il compleanno di una bimba del piccolo coro, esatto? Di Claudia. Dov'è Claudia? Qual è Claudia? Eccola qua, Claudia! Auguroni! Sabrina, gli dedichiamo tanti auguri? Cantiamo tutti. La cantiamo tutti insieme? Tutti, visto che siamo qua insieme. Claudia, avanti, come di solito arrivano poi torte al coro, no? No, siamo vabbè, molto vabbè, adesso felici. Vediamo. Qualcosa arriva però, secondo me. Gli intoniamo un tanti auguri? Tanti auguri a te. Buona serata a tutti e grazie di essere stati qui con noi questa sera. Buona serata.